Ora ci occupiamo della cottura in diretta. Per permettervi di cuocere per molte ore a temperature elevate o basse, senza bruciare gli alimenti, abbiamo ideato il Convector, una comoda piastra in ceramica che trasforma l'egg in un forno. Per prima cosa riempiamo l'egg di carbonella e la accendiamo. Poi inseriamo il Convector con i piedini rivolti verso l'alto e su di esso mettiamo la griglia in acciaio inossidabile. Sulla griglia disporremo i nostri alimenti. Portiamo l'egg a temperatura. Prepareremo un succulento pollo al forno, per il quale l'egg dovrà avere una temperatura compresa tra 180 e 200 gradi Celsius. Posizioniamo la griglia in acciaio inossidabile sopra il Convector. Sulla griglia disponiamo il pollo. Per sapere se il pollo è ben cotto, misuriamo la sua temperatura interna con il termometro a sonda. Il pollo è cotto quando la sua temperatura al cuore è di 77 gradi o superiore. E è cotto? No, dobbiamo avere pazienza. A seconda della dimensione del pollo, la sua cottura richiede circa un'ora. Ci sono degli ottimi piatti da preparare in slow cooking, per i quali l'egg dovrà restare acceso per ore. Ovviamente assicuratevi di avere inserito una quantità sufficiente di carbonella. Quando abbiamo terminato, chiudiamo il coperchio in ceramica e la valvola di ventilazione. La brace si spegne completamente in 20 minuti. La carbonella potrà essere riutilizzata la volta successiva. Non aprite il coperchio prima che la brace nell'egg si sia spenta completamente. L'ingresso improvviso di ossigeno potrebbe causare lo sviluppo di un ritorno di fiamme. Perfetto! Ecco un pollo bello croccante e bello succoso al suo interno. Buon appetito!